Wow! No, davvero, raga. Wow. Nello scorso episodio, 1200 commenti per scegliere tra Highway e Favilli come nome da mettere dietro la maglia del Notts County. Lo sapete qual è la sintesi? È che non ci ho capito più un cazzo perché su 1200 commenti, 600 dicevano Highway, 600 Favilli. Taglio la testa al toro. Qui sopra, nel sondaggio, votate voi, almeno me lo fate capire. Ma soprattutto nello scorso episodio vi avevo chiesto 2000 like entro la mezzanotte, ne abbiamo fatti 3000. Vi li chiedo anche qua 2000 like entro la mezzanotte, perché questa volta scommetto su qualcosa di più grande. Sul fatto che tra domani e domani l'altro, non solo uscirà un altro video della carriera allenatore, ma uscirà anche un video sul campo da calcio come speciale 60.000 iscritti. Sta a voi. Hashtag Favairway. Per vedere chi riuscirà ad avere la meglio. Prima di iniziare il video, l'app di OneFootball nel primo commento, scaricatela perché è la migliore app del calcio. E quindi fatelo adesso. Vai Flavio, mannala. E dopo un mese di assenza, bentornato Favilli. Adesso divertiamoci. L'avversario ovviamente non è uno dei migliori, si tratta della peggior difesa dell'EFL League 2. Non è ultima in classifica, ma i gol subiti sono 22. Cosa riusciamo a fare oltre ai due gol di Alessandra? Con Grant che mi recupera subito questo pallone. Grant che mi può servire Favilli, gli dà una bella palla, Favilli, subito contro il portiere! Che lo butta giù, ma non basta. Prova di testa, peccato. Torna al tiro il nostro Andrea. Tocca dire che qualcuno aveva detto che potevo benissimo prendere anche la maglia di Alessandra. Sta di fatto che è il giocatore più forte in questo momento della nostra carriera allenatore. Qua non si può mettere in discussione. 83 minuti in campo, sta per finire la partita. Favilli ancora non è andato a segno, però in questo episodio è rientrato da un lungo infortunio, doveva avere qualche minuto sulle gambe perché adesso cominceremo a fare sul serio in tutte e tre le nostre coppe. CECATRADE Trophy, quarto di finale, Carabao Cup, ottavo di finale, si comincia a fare sul serio anche in FA Cup, la nostra competizione più importante, per molti è quasi più importante della Premier. Figuriamoci di una banale EFL League 2 alla nostra portata, visto che siamo già primi in classifica. Forse non troverà il gol, forse ne subiremo uno, ma sti cazzi perché la partita per fortuna è già finita. Torniamo ad allenarlo il nostro Favilli, non può salire più di tanto, ma ci proviamo perché 70 è la nostra portata. Per il resto degli allenamenti, ragazzi, attenzione al mio caro e amato Ploegman, 66, adesso il suo overall fa paura, è il portiere numero 1 ed è un 2000, io non dico altro. Purtroppo non abbiamo davvero soldi, 0 euro budget trasferimenti, 0 euro budget stipendi. Speriamo che arrivino delle offerte, perché ragazzi adesso dobbiamo cominciare a gestire i rinnovi, le cessioni e tutto il resto. Ciò che conta in questo momento, anche se siamo davvero sull'orlo del fallimento, ottavo di finale di Carabao Cup. Sappiamo che in questa coppa, ragazzi, visto che adesso il tabellone è molto chiaro, abbiamo trovato il Cardiff che quest'anno è arrivato secondo in Championship, quindi il prossimo anno sarà in Premier League. Poteva andarci molto peggio con Manchester, Arsenal, Leicester, Burnley, Chelsea, Bournemouth. Ci sono degli ottavi di finale da tenere d'occhio, soprattutto la parte sinistra del tabellone, anche se questo tabellone in realtà è molto da lasciare al caso perché non prenderemo mai in caso di vittoria la vincente tra Nottingham Forest e Watford, ma è molto casuale e molto fatto male. Infatti questa cosa sicuramente dovrà cambiare in FIFA 19. Sarà dura andare avanti e rischiamo di uscire dalla prima nostra competizione. Però siamo in casa nostra. Però scendono in campo i migliori. Notts County. Notte magica. Notte in casa nostra. Notte di ottavi di finale. Carabao Cup. Siamo contro il Cardiff. Un club che il prossimo anno sarà in Premier League. Questo è il tabellone, lo sappiamo già a memoria. Adesso però pensiamo a noi, pensiamo a questa notte e trasformiamola in un sogno. Perché in Inghilterra si sa, le sorprese sono all'ordine del giorno. Quindi mi raccomando, ragazzi, divertiamoci, soprattutto questo. Nonostante il pericolo che ci possa essere, abbiamo già superato il Sunderland. Attenzione dentro l'area di rigore, però gol. Prima azione, non ho toccato neanche palla. Boom. Così. Dai, non è successo niente, ragazzi. Forza. Non ci facciamo spaventare dal risultato. Favilli scambia centralmente. Dozer ancora, palla di ritorno. Favilli al limite dell'area. Prova con il destro. Calcio d'angolo. La respinta del portiere. E allora il Notts County si fa sotto. Green
Colpo di testa di Roberts. Parata di Etheridge. Etheridge. Vediamo che succede. Grant, Favilli. Favilli vede l'inserimento tra le linee di Alessandra che fa una magia. E il portiere gli dice di no. Però Alessandra in mezzo alle linee, davvero. Ve lo dico ogni episodio, ogni partita, quanto è forte. Green prova il calcio d'angolo. La butta fuori, c'è Keita. Gliela prova a ridare. Keita c'ha un po' di spazio per tirare. Mamma mia, la Paul Pogba, questo giocatore. Quando tira da fuori area, non so. Vedere quella testa un pochino strana, dai colori casuali. Come ci ha insegnato il nostro francesino, il mio pupillo del centrocampo. Attenzione, possono provare a tirare ancora. In qualche modo chiudiamo. Però si balla tanto lì dietro, si balla tanto perché sono forti. Aia, però qui errore in fase difensiva. Hoyle regolare. Meno male che è fuori gioco. Dozel in mezzo alle linee. Dozel ancora avanza col sinistro. Prova a servire sulla fascia Green, che può rientrare. Ha lo spazio per il cross di testa. Ma perché non si fa vedere Favilli? Perché? Cardiff, la mia maledizione. La maledizione del Real Madrid. Quel posto macabro che non voglio ricordare. Quella sera oscura. Adesso abbiamo anche la città di Cardiff, la squadra di Cardiff. Un posto orribile per noi. Meno male che non siamo in trasferta lì. Fine primo tempo, ragazzi. Vediamo cosa si può fare. Sicuramente si potrebbe passare al 4-1-2-1-2 con l'ingresso di Asoro in campo. Non stiamo giocando dopo tutto così male. Grant, Favilli che vuole tornare al gol. Dozel vede l'inserimento perfetto e magistrale. No, non ci voglio credere. Mi sbaglia Alessandra. Un colpo da biliardo, facile facile. Me lo manda al lato. Mamma, mamma, mi accendi la televisione e mi metti l'Argentina. Mi appena esce il pallone faccio entrare Asoro. Però attenzione qua al loro contropiede. Vanno a 300 all'ora. Plogman si tuffa, la para. Prova a rinviare con calma, senza rinunciare al gioco palla a terra. Vincere qua vorrebbe dire lasciare un'impronta importante in questa coppa. Alessandra prova il destro deviato. Ci suggeriscono Walker per Dozel. Ma sti cazzi. Mettiamo pausa noi, cambiamo modulo. Molto più offensivi, non abbiamo più niente da perdere. E allora 4-1-2-1-2 largo. Ecco l'ingresso in campo. Vai Asoro. Aia. No. Gol. No, Plogman. Ci tiene vivi, meno male. Siamo sempre vivi. Esci Plogman, prendila. Falla tua. E Favilli purtroppo non è stato servito abbastanza in questa partita. Ci sono state poche occasioni per lui. C'è la prima eliminazione vicina. La prima delusione. Anche se comunque abbiamo già fatto abbastanza in questa coppa. E nessuno ce l'aveva chiesto di arrivare fino agli ottavi. Però i quarti sarebbero stati belli da raggiungere. Roberts in anticipo. Dai Keita. Dai Alessandra. Via il pallone per Favilli. Asoro. 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 Dentro il pallone. Alessandra. Sì così. 1-1. Strameritato. Ce lo meritiamo. Deve segnare sempre Lewis. Perché se no non abbiamo altre possibilità. Questo giocatore, clonatelo. Alessandra! Favilli ancora, forse in questo momento siamo un pochino eccitati. Alessandra, la palla è dentro, Favilli la tocca. Mamma mia, aveva provato lo scavetto, il portiere gliela stava soffiando. Chissà se forse poteva bastare un tiro normale. Grant serve, Favilli che si gira nello stretto. La possibilità per calciare! Favilli! Favilli! 2-1! Partita ribaltata. E allora prendiamoci questi quarti di finale. Mamma mia. Mamma mia. Andrea Favilli, da fuori classe assoluto, torna. Si gira usando il fisico e la incrocia dove non può arrivare il portiere. Partita ribaltata. E adesso teniamo questo risultato. E Asoro può servire per i contropiedi. Serve un Cannavaro qua. Però no. Oddio no, questo spazio. Questo spazio no. Esce Plogman come un pazzo disperato Superman. Calcio fuori gioco, 88. Dai ragazzi, dai ragazzi che ci siamo. C'è spazio per Keita per impostare e tenere il pallone Alessandra. Non buttiamo, bravo Favilli. Grant ancora una volta. Grant in mezzo alle linee, poteva servire. Poteva servire Alessandra. Potrebbe anche fischiare l'arbitro perché siamo a metà campo. Invece vuole farle andare avanti Loyola. Siamo ai quarti. Siamo ai quarti, ragazzi, è tutto vero. Stadio in delirio. Non dico che potrebbe finire qui l'episodio, ma siamo partiti alla grande. Favilli torna al gol e metterà sempre di più in dubbio quel sondaggio dove avete votato a inizio video per la scelta della maglia.
qui occhio ragazzi, perché abbiamo la partita contro il Newport. Il Newport è 17° in classifica. Simuliamo questa partita proprio perché siamo in casa nostra e mi avete scritto che le partite simulate in trasferta possono andare a finire male. Sì, mamma, però 2-1. Bennett e Dozel. Tra l'altro avevo fatto giocare delle riserve. C'è intanto l'FA Cup che sta per cominciare. Carichiamo la sessione precedente. Plogman adesso basta con gli allenamenti. Adesso basta. Quindi ci mettiamo intanto al suo posto, direi, o un Roberts oppure un Dozel. E ci sale, la voglia di carne. Va, no, ci sale Cifuentes a 60, Ciccheroni a 65. Belle, belle notizie. Finalmente almeno vedo qualcosa superiore al 50. Non vorrei più vederlo. Chi ha meno di 60 di overall? Edwards, che ha 38 anni. Husin, potrebbe anche essere di overall. Saunders, mamma mia. Dall'ufficio ci dicono che non stiamo seguendo i piani perché l'obiettivo di far crescere il club è sotto il profilo economico. Sì, in effetti, siamo un po' messi male lì sicuramente. Giocatori impegnati con le nazionali. Loyola col Perù. Ma Loyola l'hanno convocato al mondiale? Non lo so, magari era anche titolare, però non ne guardavo le partite del Perù. Sotto con la FA Cup, la competizione per eccellenza, la competizione madre. Ancora la maglia bianconera. Siamo contro un club che ci ha fermato in campionato. Qualche cambio in questa partita. Collin dal primo minuto, Ceccaroni e Paul Valentin. Centrocampo a tre con la novità Thompson, Dozel, quindi un centrocampista che si inserisce, una specie di trequartista con Grant che può fare questo ruolo. Alessandra prima punta insieme a Saunders. Concentrazione alta perché il campionato si sta indirizzando in una bella posizione. Prima di metà luglio siamo già in Serie C. FA Cup, la grafica nuova. Crew Alexandra, Notts County, 128esimi se non sbaglio. L'avevo scritto in un foglio. Ma ti pare? Sì, sono i 128esimi di finale di FA Cup. È un percorso lunghissimo. Un percorso così lungo che potrebbe stancarci per 8 gare. Quelle che ci porterebbero alla Coppa. Ma ovviamente ci mancherebbe altro. Partita dopo partita, come sempre. L'obiettivo del club, oltre a quello di vincere l'FL League 2, è quello di arrivare ai 16esimi, se non sbaglio. Thompson in percussione. Dentro il pallone per Saunders. Giovane ragazzo del Galles che prova a calciare. Pallone che si alza sopra la traversa. È il giocatore di fatto più scarso della rosa. Un 54 appena il suo overall. Mamma mia. Mamma mia, Miller. Brivido per noi. Pallone però esce. Per assurdo abbiamo creato molto di più con il Cardiff. Vorrà dire che sarà la nostra bestia nera. Sarà che si chiama Alexandra e noi nel club abbiamo Alessandra. Magari si scontrano questi nomi. Mamma mia. Attenzione che se questi prendono la mira prima o poi ci beccano la porta. Sinistro che esce. Non so di quanto, ma esce. Io comunque non so voi, ma non vedo l'ora di vedere in campo, insieme a Keita o al suo posto, insieme a Dozer, Oriol Busquets. Dal Barcellona l'abbiamo preso nello scorso episodio, per chi se lo fosse dimenticato. Fine primo tempo. E ragazzi, e allora, che ve lo dico a fare? Entra Favilli. Ma mi pareva abbastanza ovvio, perché ultimamente ci siamo un pochino fossilizzati sul 4-3-3. Avendo più competizioni è anche giusto cambiare e sperimentare con tutta la rosa, perché i giocatori poi pretendono di giocare qualche partita. Ecco che sulla destra scatta Paul Valentin. Non c'è Favilli in area di rigore, ma il cross arriva lo stesso. Thompson corre tanto tanto tanto. Peccato che è basso. Ceccaroni chiude molto bene. Paul Valentin vede il taglio di Dozel, che da trequartista qual è? Ha la qualità per mettere questo pallone al centro. Grant mi distrugge il palo. Entra Green, Alessandra trequartista, e andiamo col nostro solito 4-3-3. Jones si butta nello spazio, Favilli sterza, lo fa secco, si mola. Priestley, no, resta lì il pallone. Fuori gioco, mamma mia. Calcio d'angolo, minuto 85. Attenzione alla battuta, ma mamma mia. Alessandra, Favilli, no! Dai Keita che ci arrivi. Ma dai, però quel passaggio filtrante. Alessandra tiene il pallone col fisico, Keita non lo vuole perdere. Jones ricomincia da Alessandra. Corro veloce Cristiano Ronaldo. Mezzo questo pallone, Favilli fa la sponda, tiene, dov'è Paul Valentin? Attenzione, Grant schilla. Tutti gli giocatori nostri in area di rigore. Green. Là. Che succede? Che succede? Non dirmi che c'è il match di replay.
Sono troppe partite, troppe. Quando abbiamo il re. Ma siamo usciti dalla coppa. Che cos'è? Che vuol dire? Quando c'è il replay FK? Oh! Eccolo qua. Ah! Nel prossimo episodio, Carabao Cup, quarti di finale, Everton. Le altre partite sono Leeds United, Manchester, Watford, Leicester. Dovessimo passare il turno per non so quale miracolo, lì saranno cazzi. Ma in casa nostra abbiamo la possibilità di un quarto di finale che ci farà sicuramente un sacco di spettatori. Peccato per lo 0-0, però deludente con il crew Alexandra che, ripeto, nello scorso episodio già ci aveva bloccato per 1-1. Raga, forse non mi crederete, ma le prime partite che ho registrato in questo episodio erano prima di Argentina Nigeria. Adesso sto registrando, ragazzi. All'una e 56. Ma solo trequartista, non prima punta. Ameobi attaccante. Alessandra sulla sinistra. So, dovrò parlare un pochino. Quarti di finale, ragazzi, eh. Va bene che in questa coppa ci sono due finali, perché una sarebbe la finale est-ovest, mi sembra di aver capito un po' in base alla regione, non ho capito. Asoro! 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 Asor! No, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Quante stelle ha di piede debole, Asor? Una. Tre! Ma dai, è possibile? Quel gol lo fa chiunque! Ma stai scherzando? Asor, tutte le notte mi deve far sclerare. Ho già sclerato 3 volte nel giro di 3 minuti. Comunque vi conviene alzare un po' il volume perché io parlerò piano. Ma che cazzo fai? 0-0, no, ti prego. L'abbiamo già fatto prima. Buttiamo dentro un pallone, per favore. Le cose sono semplici, o segna Favilli o segna Favilli. No, 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 no. Io non ho intenzione di fare altre 2 partite alle 2 di notte. Questa è l'ultima. Basta. Già rischio di uscire dalla coppa. Paolo. Ma che cosa? Sì, va pa 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 culo. No, ma no, ma sei decapato. No. No. Non fischiare. Bennett, Alessandra messi così. Dai, però Favilli, dai, ti prego. Perché stavo facendo uscire il portiere? Fai la sponda! Fai la sponda! No, era partito il treno. Il treno Asoro. Alessandra! Ma davvero? Ma stai scherzando? Allora se giochi alle due è veramente difficoltà leggenda. Thompson! Il mio! L'inserimento dello scarso, tra virgolette. Favilli. Uno contro uno, centralmente Favilli. No, cazzo. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Non ci credo, non ci credo cosa stava entrando. Ma che fa? No, ma lo fate apposta? Non ci posso credere. Mamma mia, questa partita. Porca puttana, le bestemmie, le 2 di notte. Però siamo in semifinale. Semifinale. Dai.